Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. La puntata di oggi è interamente dedicata alla Novara Football Club. Presentati nei giorni scorsi allo stadio Silvio Piola dal direttore sportivo Argurio, i neoacquisti del club, Ghiringhelli, Morosini e Berkic. La presentazione della seconda stagionale dei vostri nuovi acquisti. Alla mia destra un giocatore che comunque che Novara già conosce abbastanza bene, perché c'è stato già qui e conosce bene il posto, lo conosce bene, Luca Ghiringhelli. Al mio fianco Leonardo Morosini, giocatore che pian piano poi vi descrivo, e alla mia sinistra un giovane nel 2005, ragazzo bosniaco con passaporto croato, Marco Bedelkic, un attaccante, una punta centrale mancina, che va a riempire la nostra rosa, il nostro organico di giocatori di questa stagione. Per quanto riguarda i giocatori più esperti alla mia destra, ripeto, Ghiringhelli, non c'è bisogno di tante presentazioni, un giocatore che avete conosciuto anche voi abbastanza bene, grande esperienza, ha giocato tanto anche in Serie B, è un piacere per noi averlo con noi in questa stagione, è un giocatore che ci può dare tanto dal punto di vista sia dell'esperienza, sia della qualità, sia del anche di quello che può essere, diciamo, la costruzione di un gruppo, di uno spogliatoio, che per noi è fondamentale. E Leonardo Morosini è anche lui un giocatore che ha avuto esperienze importanti, anche lui in categorie superiori, che tra l'altro viene dalla vittoria di un campionato, perché come sapete l'anno scorso era la Carrarese e ha vinto i playoff con la Carrarese. Un giocatore importante, una seconda punta che può comunque ricoprire molti ruoli offensivi, che a noi sicuramente darà una grandissima mano, perché anche lui è un giocatore sia per il campo sia per lo spogliatoio fondamentale per la sua esperienza e per la sua qualità. Ghiringhelli, non vi dico il ruolo, lo sapete, quindi è un terzino destro, mito di destra, insomma in quella fascia lì fa un po' tutto. Benvenuto, sei stato qui 11 anni fa ormai, cosa c'è di quel Ghiringhelli, cosa è rimasto e cosa c'è di nuovo dopo 11 anni di carriera? Beh, io credo sia rimasto il fatto, la voglia di giocare, di mettersi a disposizione del gruppo, poi è un po' cambiato nel senso ruolo, comunque per male quello, però avendo 11 anni di carriera alle spalle adesso, lì ero un ragazzo alla seconda esperienza dei professionisti e quindi aveva tutto da imparare. Adesso spero di essere un giocatore sicuramente più maturo, più consapevole. Sicuramente l'obiettivo è anche essere un riferimento in spogliatoio, insomma, sono tra le più vecchiette, diciamo, nello spogliatoio, quindi spero di, in aggiunta rispetto a quello che ho dato 11-12 anni fa, di dare appunto l'esperienza e per qualcosa in più in spogliatoio che serve. Che ambiente hai ritrovato rispetto a 11 anni fa? È cambiata la squadra, però la maglia azzurra c'è sempre. Sì, sono rimasti Gigi, Marco, qualche addetto ai lavori, diciamo, è rimasto, poi il resto è cambiato tutto, però ho trovato un bel gruppo sano che ha voglia di lavorare, quindi per me è stato anche facile iniziare ad ambientarmi. Dopo tanti anni in Serie B sei tornato già in C con la SPAL, però ecco, a livello di motivazioni, dopo un giocatore, dopo una lunga esperienza in B, come si ritrova l'entusiasmo anche in materia di inferiore? Beh, l'entusiasmo è quello di voler dimostrare che magari, siccome i primi 6 mesi dell'anno scorso non sono andati come speravo, l'entusiasmo deve essere quello di dimostrare a qualcuno che magari si è sbagliato e quindi magari riuscire, adesso senza fare troppi voli, diciamo, sì, però magari riuscire a riconquistare quello che per il momento ho perso, riuscire a riconquistarlo insieme alla squadra qua. Magari non quest'anno, magari nel corso di un progetto di qualche anno, però insomma l'obiettivo deve essere quello lì. Come va anche questo ritiro? Come sei la condizione? Adesso sabato inizia la prima gara di fatto ufficiale, ecco, quali sono le tue sensazioni? No, come squadra penso che a livello di lavoro, di voglia, abbiamo fatto un po' di tiro,
chiaramente non possiamo ancora essere al top, sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico, però secondo me abbiamo messo delle buone basi, abbiamo voglia anche noi dai, di iniziare a incontrare squadre della nostra categoria per capire veramente a che punto siamo. Quando sono davvero contento di essere qua. Ho ricominciato a correre da 2 giorni, ho fatto praticamente un allenamento in mezzo in meno e per non rischiare appunto nulla in vista della partita di sabato abbiamo evitato insieme allo staff medico di fare la partita e niente, però sto bene, diciamo, acciacchi da ritiro normalissimi. Serve solo l'opportunità per me, per la squadra chiaramente, ed è quello che appunto io ricerco quest'anno, stare bene, ce la metterò tutta fuori dal campo, nel lavoro, e appunto è quello che negli ultimi 2-3 anni è un po' mancato, e quindi sono qua per ricercare questa cosa qua. Rispetto ai numeri, ripeto, quando uno durante gli infortuni lavora bene e sa stare nella sofferenza, poi quando rientra è capitato di aver fatto delle buone prestazioni, non facili, perché comunque quando uno rientra sempre da infortuni di 2 mesi non è facile, e ripeto, è una roba positiva di questi anni, prendo le cose positive, sono queste, e mi auguro, ma sarà così sicuramente, che quest'anno avrò grande continuità per me, ma soprattutto per i compagni della scuola. Io credo molto nella forza del gruppo, e non a parole e non rispetto all'amicizia, all'uscire a cena, ma rispetto al lavoro. La cosa che quantomeno io assicurerò all'interno del gruppo è questa cosa qua, per cui allenamenti sempre al massimo, chi gioca e chi non gioca, e tanto tanto lavoro nei momenti belli e nei momenti brutti ancora di più. Questa è una grandissima base per un gruppo, dopodiché i risultati dipendono da tantissimi fattori. So at the end of the season, at the end of the last season, me and my manager was looking for offers, and we had few clubs there. I was always wanting to play in Italia because I like physical football, like it's here. So when I saw the good name in Zamora, I chose to stay here. Alla fine, della scorsa stagione, il suo manager ha avuto parecchie proposte, e poi è uscita fuori questa possibilità di venire in Italia. Un calcio fisico, un calcio che comunque lui piace, tecnico, fisico, lui piace. E poi ha visto anche la storia di Novara, l'importanza della piazza di Novara, e ha preferito questa soluzione. È iniziato questa stagione adesso, è contento del gruppo, dei suoi compagni, dell'allenatore, molto felice di stare all'interno di questo gruppo, del lavoro del mister, dei ragazzi. Lui si trova pronto, è pronto per iniziare questa stagione, e ovviamente è lì che ovviamente cercherà di farsi notare, di farsi vedere. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, un buon weekend e vi do appuntamento sabato prossimo.